Hola YouTubers, sono sempre Dave del vaso di Van Dave. Questa volta parleremo dell'uso degli effetti sonori nei video. Gli effetti sonori sono un po' come la ciliegina sulla torta, vanno a completare il vostro video e a dargli quell'ultima personalizzazione di cui avete bisogno. Dove potete trovare gli effetti sonori? Beh, un po' dappertutto. Di solito i software di editing video sono venduti con DVD aggiuntivi pieni zeppi di audio, per esempio Final Cut ne ha 3 di questi DVD. Ora, se volete sapere la verità, io non ne ho usato mai manco uno. Questo perché quegli effetti sonori di solito sono fatti appositamente per realizzare i film e quindi non sono adatti per i nostri video. A meno che non vi siete messi in testa di fa baffi. Internet per esempio è pieno di campioni audio fatti più o meno bene. Io di solito uso freesound.org, che è un database di effetti sonori categorizzati attraverso dei tag. Registratevi, è gratuito, e cominciate a cercare il vostro suono nel motore di ricerca. Sono taggati in inglese, ma comunque basta o un dizionario o word reference. Oh, e questo è il primo modo. Il secondo, quello che preferisco quando è possibile, è realizzarsi l'audio da soli. Basta un microfono, anche quello del PC va bene, e un software audio. Spesso anche il programma di editing video che usate di solito supporta la registrazione, quindi. Io consiglio Live, è il programma con cui gestisco tutto l'audio delle pazzie musicali, che sono quelle musicalmente più caotiche. La versione intro di Live è in download dal sito ufficiale a 99€, un prezzone visto comunque che io ci faccio tutto. Quindi registrate il vostro audio, applicate se volete qualche effetto. Ogni software ha comunque il suo bel pacchetto di effetti. Ci sono gli echi, 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 echi. Ci sono i riverberi. Poi che ne so, ci stanno i distorsori, i flangers. Se volete un effetto robotico c'è il vocoder. Ma comunque, se non siete soddisfatti degli effetti sonori inclusi nel programma, potete sempre installare i VST, che sono dei plugin aggiuntivi installabili. Su kvraudio.com trovate una marea di VST divisi per categoria. Ci sono sia quelli gratuiti sia quelli a pagamento. Tagliate il vostro audio in maniera corretta prima e dopo, esportate e siete pronti per metterlo nella timeline. E ora le 3 cose da fare. 1. Utilizzate gli effetti per accrescere il vostro brand. Se userete sempre lo stesso rumore, per esempio per far uscire il testo, ne guadagnerete sicuramente in personalizzazione del video. 2. Per fare questo dovrete essere, come al solito, ordinati. Create una cartella apposita solo per gli effetti sonori e utilizzate il nome del file per taggare le caratteristiche del vostro file. Esempio, il mio file con l'esplosione si chiama così. Così quando ne avrò bisogno basterà una breve ricerca e ce l'avrò subito sotto mano. 3. Pensate prima, in fase di scrittura del video, agli effetti che vorrete usare. E poi fatevi un elenchino, così non vi perdete niente per strada. Ed ecco le 3 cose da non fare. 1. Non esagerate con gli effetti nei vostri file audio. Un eco sovrapposto ad un riverbero, sovrapposto a una distorsione, fa soltanto casino. 2. Allo stesso modo, non esagerate con gli audio nei vostri video, perché come al solito rischiate di distrarre chi vi sta vedendo. 3. Non c'è un vero e proprio terzo punto da rispettare. Anzi sì, usate gli effetti. Come al solito spero di avervi messo un po' di appetito sull'argomento. Per una settimana risponderò ai vostri commenti qui sotto. Dai, fatevi sotto. Un salutone dal vaso di Van Dave.